Kiwi. Adesso anche. Vuoi vedere cosa ti aspetta la mattina? Ecco qua! Buongiorno! Andai scivolata! Buongiorno, principesse! Buongiorno! Le tue sempre, no? Piano, vedi che malattia è quella già tossica. Quel tappeto chi l'ha spostato là? Ma siete dei terremoti, ma la mia vecchiarella, la mia zoppo piccolina, il mio amore, la mia chichina, Kiwi. Ah, io vado a tutto ammazzo. Good morning e benvenuti in questo nuovo vlog. Ma scusa, non avevi detto ieri. Era troppo lungo, mi sa. Ok. Quindi probabilmente abbiamo iniziato un altro vlog. Me lo devi dire Vedremo. prima, Se però. casomai questo vlog invece è continuazione, il buongiorno lo abbiamo eliminato. Sicuramente. Comunque, stiamo andando. Allora, l'altro giorno abbiamo deciso con Daniele di proporre ai miei genitori una pazzia. Praticamente abbiamo una situazione un po' particolare in famiglia perché purtroppo abbiamo avuto una persona a me vicina che è positiva al Covid. Ovviamente adesso diciamo, è guarito, però ancora purtroppo deve stare in quarantena. Quindi abbiamo deciso di andare a trovarlo da sotto il balcone praticamente. Solo che è lontano molto da qua, perché noi siamo a Reggio e la persona in questione è a Cosenza. E quindi abbiamo deciso, io scherzando ho detto a mio padre, sai papà, io ho deciso che faccio una pazzia con Daniele. Partiamo, andiamo un attimo anche a vedere com'è la situazione, portiamo qualcosa perché comunque so cosa gradisce e ce ne torniamo. 6 ore di viaggio, andata e ritorno, 4 ore, vabbè, 5 ore, andata e ritorno lo facciamo. Mio padre mi ha detto, avevo pensato la stessa cosa. In tutto questo non è tanto io, Daniele, mio papà, ma mia mamma che ha detto, certo che lo possiamo fare. Mia madre è una che ha sempre dolori, non sta molto bene, per lei viaggiare, aia. Viaggiare avanti e indietro in questo modo sarà davvero una cosa abbastanza importante, ecco, una faticaccia, ma non ha esitato. E questo perché secondo me, quello che diceva Daniele, l'amore davvero va a fare grandi cose, anche quelle che davvero sono pesanti per noi. Quindi oggi sarà una spedizione, non so come la potremmo chiamare, Unitiva. non punitiva, credino. No, sarà. Aia, mi devo comprare. Ho dimenticato il coso. Sarà una, insomma, non lo so, Una spedizione. daremo un titolo a questa cosa, insomma, ha a che fare comunque con la forza dell'amore sicuramente, che va oltre, anche per vedere 5 minuti da sotto un balcone qualcuno che ami. Cos'è che ha preparato mia mamma da portargli? Non solo a lui, ma a tutte le persone che sono con lui. Ovviamente un coso si getta in modo che non si deve fare toccare nulla. La parmigiana. Cioè, ragazzi, non venite al sud perché se no le mamme la parmigiana ve la faranno sempre quando tornate da un viaggio, quando non state bene. È bellissima questa cosa. Tranne a me non mi piace. Infatti, ha fatto la cantina industriale e i panini noi non li compreremo all'autogrill, ce li ha preparati mio papà. Ha visto quanti ne ha messi? Ho fatto una piccola ripresa mentre li mettevo nella borsa frigo. Quella borsa frigo l'ha presa all'edicola, quella blu, è bellissima. Lina, eccolo qua, guarda, guarda che. Ma vendi il cocco? Il venditore di cocco. Cocco bello. Sempre ammesso che parto. Ciao a chi sbaglia Non la sai, a fare le no? strisce.
facevi tu, Michele? Io voglio il caffè. Quando paghiamo lo stesso? Caffè. Prima di mettere la mazza di caffè. No, no, io voglio il caffè direttamente. No, ammazziamo il caffè. Fagli vedere la boccetta, questa è la boccetta del coso, quelli che sono. Ah. Degli alcolizzati. Degli alcolizzati. Ma tu lo sai che fa sei, vabbè, sei quella quantità sei volte, sei. Capito come tanto. Così magari poi ti passa mentre ondeggi come fa una foglia. Anzi come la California. Non lo stai vedendo quello che sta facendo? Lo vedo. Mucchina sulla schiena spalmerò. Perché una mascherina senza indugio ti limonerò. Con quanto in lattice io t'accarezzerò. La pericena un metro e mezzo ti offrirò. Niente paura se il vicino tossirà. L'acqua di mare poi ci disinfetterà. Il giorno dopo siamo ritornati, eravamo distrutti, quindi non abbiamo avuto forse neanche di fare una ripresa e abbiamo acquistato delle cose a Decathlon che magari ti faccio vedere adesso, nel frattempo che Daniele sta preparando la cena un attimino. Sono tornata a casa e Daniele mi ha fatto la sorpresa che sta cucinando una cosa buona fatta con le patate tagliate a julienne, rosmarino, pastella, tipo frittelle di patate praticamente. Ci faremo vedere adesso come verranno poi. La mia espressione dice tutto, è stata una giornata faticosa sicuramente, ma comunque bella. Bella perché, no? Perché mi guardavi? Guardavi qua. Aspetta che mi sposto così, vedi anche a Dani, perché nel frattempo lui sta cucinando. Che ha detto che vuole cucinare lui. Solo che te non ti vedono tanto. Non importa. Però se ti metto qua sopra accade. Vediamo se cade. Perché devi fare danni? Cadi? Non cadi. Perché devi fare danni? Non cade. Forse. Abbiamo sempre il famoso cavalletto. Ho messo il cavalletto così puoi vedere anche a Daniele che sta cucinando. Anche se lui è sempre perennemente in penombra, però se io lo avvicino un poco, vediamo. Guarda che stile. Meraviglia. Daniele in realtà avrebbe voluto fare l'alberghiero. Dunque, è stata una giornata molto intensa, molto stancante, perché comunque abbiamo fatto davvero tutta una tirata, soprattutto per Daniele che ha dovuto guidare così tanto. Però ne abbiamo approfittato e ci siamo fermati anche al Decathlon, che tornando era Gioia Tauro, quindi ci veniva di strada, e noi compriamo sempre le cose sportive là perché sono buonissime, in particolare qualcosa che ora ti faccio vedere. A questo punto li facciamo vedere adesso, che dici? No, non è mio, puoi fare quello che vuoi, tu comandi. Giusto che si sappia, Sì, certo. Ah, qua c'è il coso. Allora, qui c'è il medicinale per agnoprosi. Ah, brava. E mi sta facendo un farmaco che comunque ci costicchia. È un mantenimento. Un antinfiammatorio che si è scoperto come ottimo antitumorale. Sì, praticamente essendo che gli hanno asportato
il famoso tumore che aveva, che si potrebbe riformare con molta facilità, gli hanno dato questa cura. E l'ho presa perché... Sta mettendo il pepe nero. Daniele è amante del pepe nero. Dunque, se non faccio danni... Daniele adesso ti fa vedere anche lui cosa si è comprato. Un altro che cracco, ragazzi, un altro che... lo stile di quest'uomo, lo vogliamo vedere? Dunque, cosa abbiamo comprato, Danielino? Partiamo dalle cose di Daniele. Ah, belle, queste ora me le metto. Queste le ha pagate 2 euro. 1,99 euro. 1,99 euro, semplici, nere. E le ha prese perché venivano pochissimo, perché lui si trovava veramente bene. Poi, queste le metti? Sì, per puzzano di gomma. Bellissimo. Poi, continuando, abbiamo preso questo cuscino gonfiabile per il mare, perché quello che avevamo si è rovinato, così ce l'abbiamo. Daniele si è preso questo qua, bellino, bello il colore, questo costume, e l'ha pagato? 7,99. Aspetta, non voglio mettere la rovina. Poi abbiamo preso queste scarpette. Ah, questo mi deve volare. Per mio cognato, perché dove andiamo a mare noi dentro ci sono un sacco di pietre, ce le avevamo tutti quanti, sia io, miei, che Daniele. Lui aveva la difficoltà, entrava con i sandali, gliele abbiamo prese, così può stare tranquillamente. Sono fantastiche queste scarpette, è come se non le hai ai piedi, però ti isolano dagli sassi perché c'è questa gomma qua. E vengono davvero poco, cioè non costano tanto, 6 euro mi pare, sì. Quindi questo lo possiamo qua. Io mi sono comprate invece questi pantaloncini, giusto per stare in casa, sono molto corti, o magari se voglio scendere al mare con una maglietta un po' più lunga, insomma, semplicemente per stare comoda in casa. Li ho pagati 6 euro. Poi, ho preso per l'ennesima volta questi, che sono i miei pantaloni preferiti del cuore sportivi. I pantaloni del cuore, che sono stretti qua. Solo che Decathlon ha cambiato materiale, non sono come quelli che compravo prima. Io sono andata con la foto anche del codice, hanno cambiato anche il codice e quindi sono rimasta legata. Le ho misurate e andavano bene, quindi ho comprato questi qua perché sono comodissimi. Quando vuoi vestirti sportiva, un paio di scarpe da ginnastica, sei oh yeah. E poi sia Daniele che mio papà si sono comprati questa maglietta, che hai visto che Daniele se la sta misurando, è la Puma. Perché veniva 9,90 euro. È giusta misura, non è come la solita sua e doppia X, no? No, è giusta. Faccio furbo. No, è giusta. Dobbiamo lavarle però, quindi. E poi abbiamo preso questo. Non so se tu hai notato che io ho la raccolta gli zainetti. Forse non so se mi avete mai visto. Ho gli zainetti e il Decathlon di tutti i colori. Manca solo il verdino chiaro chiaro, ma non mi piaceva perché. Ma al momento c'ho questo. Usato, guarda, è tutto macchiato, mamma mia, quanti viaggi con questo coso, tutti i giorni mi accompagna. E ho preso questo nero che non l'ho mai trovato, è la prima volta che l'ho trovato e l'ho comprato. L'ho pagato 2 euro e 99 mi pare. E poi ultima cosa che oggi abbiamo acquistato, dulcis in fundo, le piantine di basilico. Me le ha regalate mio papà per piantarle, perché un basilico mi è morto e non capisco ancora il perché, ma è morto anche a mia mamma, quindi penso che proprio tanto lo ripianto, una pianta giovane deve venire, perché a mio marito non gli piace. Dice che per lui deve campare solo il rosmarino. Ed infine Daniele sapeva che dovevo comprare il Lenorvi, gliel'ho detto, e ha comprato questo per la prima volta. Ho sentito il profumo, ho annusato ed è una meraviglia. Fiori di ciliegio Dreamy. Dreamy. Ma devo dire, dove tutto mondo? C'è Daniele nei paraggi. Che bella, io sto cucinando pure per te. Ma mi ricordo un'altra cosa. Mi ricordo un po' l'ametista. Buono, molto buono. Molto molto buono. Lo proveremo e vedremo com'è. Se profuma. Lenzuola profumate per una settimana. Io ancora devo seguire il consiglio che mi ha dato Ivana. Ivana del canale Ivana. Oh, Quartuccio, me lo ricordo. Ivana Ruggero Quartuccio.
Ivana me lo ricordo perché ormai la chiamo sempre Ivana. Lei mi ha dato un consiglio molto bello e dice che di mettere l'ammorbidente nel contenitore. In un contenitore, lasciarlo per casa che profuma la casa. Dovrò farla questa cosa veramente, soprattutto quando mi rimane ammorbidente. Ancora non l'ho fatto, lei me l'ha consigliato, io gli ho detto hai ragione, poi che ho fatto? Ho buttato il contenitore con tutto l'ammorbidente dentro. Secondo me pure farina ci poteva stare. Secondo me pure perché hanno perso. Vabbè, dipende quello che devi fare. Tipo frittella. No, lascio così. È troppo acquosa. Vero? Metti un altro pochettino. Dipende anche quanto riesco a scolare l'acqua, Dani. Magari ne scolate poco dall'acqua, capito? Perdono un po' di acqua per questo. No, dico. L'ha messo un po' di farina. Sì, vai sentimento. Quando ti sembra troppo, ricordati che dici Vittoria, devi metterne un po' di più. Speriamo che ti basta, perché... Sì, vero? Mamma, sono mezzo pacco. Va bene. Perché non è mai mancata la farina in questa casa. Stasera che ho deciso di fare una cosa con la farina... Quasi si è spammata pure sulla... No, fagli vedere prima che cosa hai fatto. 250 tovaglioli. Non te ne sei neanche reso conto? Hai messo la farina, ti sei sporcato la mano e ti hai fatto così sulla maglietta. Ah, boh, l'ho fatto apposta. Sì. E noi i fuochi d'ensemble, noi lavoriamo così. Ce la posso fare. Oggi abbiamo avuto una giornata massacrante, siamo distrutti. Ma ce la faremo. Ce la faremo, sì, ce la faremo. Nonostante tutto, cioè a fare i frittelli a me mi chiedi. Che carino, è vero, mi piacciono pure a lui, non è che l'hai fatto solo per me. Non è vero, io sono... Non è vero che ti piacciono. Cioè, non solo che sono tornato col pensiero... Ti piacciono. Col pensiero di farti Pulcinella, una cosa... Pulcinella, dici la verità. Ti piacciono. Uè, uè. No, ti piacciono. Pulcinella, ti ricordi? Tu l'hai visto smascherando? Sì, no. No, l'hai visto smascherando, il mio secondo. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Cioè, il personaggio Pulcinella aveva sempre fame. Ma sei tu allora. Tengo fame, già mangia, bella pazza che sta qua. Come fai a non iscriverti a questo canale? Iscriviti, clicca la campanella. Come fate a non amarci? A non amarci. Non amarmi. Dobbiamo cambiare il nome al canale, Dani, perché ormai sei diventata tipo la special guest. Quindi direi apposta, Lela se è dato. No, se tu mi lasci a casa di Lela, io sono la special guest. Se tu metti Lela è dato, poi non sono più la special guest. Ma se ormai sei tu, sei parte integrante dei video. Yeah. Dunque, sono l'ospite fisso. E sottolineiamo fisso, non fissa, ci tengo, Anche fissa. Che dunque, non riuscirò mai, ma ogni volta è una tragedia per noi quando andiamo. Mi sono spostata di qua perché giustamente Dani sta cucinando, non mi pare neanche il caso che gli dica sempre stai fermo, Non è giusto, anche perché poverino mi ha attaccato questa cosa, guardalo. E poverino ha avuto questo bellissimo pensiero di preparare la cena. A lui piace molto cucinare, vorrebbe cucinare spesso, ma so anche che l'ha fatto per me, perché Daniele ha questa caratteristica che è molto anticonvenzionale, cerca di stupirmi nella quotidianità, ecco, fa cose che sai mi possano comunque rendere felice, allo stesso modo anch'io cerco nel quotidiano di fare lo stesso. E questo perché te lo dico perché nella nostra famiglia è questo che troverai sempre, quelle piccole cose fatte davvero con amore, con attenzione, la cura per l'altro, incondizionata. E mi collego a questo discorso per ritornare alle riprese precedenti. È stata una follia partire, pur sapendo di non poter incontrare la persona che andavamo a trovare, perché ovviamente non c'è la condizione per poterci ancora, purtroppo, dopo tanto tempo, vedere. Però l'amore accetta anche questo, di macinare chilometri per arrivare semplicemente a guardare un balcone. Sono tante le famiglie nella nostra situazione che possono capire cosa si prova a sapere che qualcuno che ami non sta molto bene. O comunque non è stato molto bene, perché fortunatamente adesso la situazione è molto buona, l'unica cosa c'è la reclusione, ecco. Però va bene anche così, anche stare sotto un balcone a guardare la persona da lontano,
anche lasciare un pacco fuori da una porta, ecco, e andare via. Sapere che in quel pacco non ci sono solo cose che a lui possano piacere, che possano, diciamo, allietare purtroppo questo periodo molto pesante, ma c'è davvero tutto l'amore che si possa provare. E l'abbiamo fatto, ma la follia non è solamente mia di Daniele, perché noi, diciamo, non abbiamo avuto la difficoltà fisica, quanto in questi casi l'amore di una madre e di un padre vanno davvero oltre, perché soprattutto mia mamma fisicamente non sta benissimo e le ore di viaggio sono massacranti per lei. Però quando io le ho detto, io ho deciso, non riesco a stare lontana, non sapere, non vedere, voglio vedere con i miei occhi perché non mi accontento dei telefoni né dei messaggi. Io parto, fatemi sapere tutte le cose che possono servire, parto per andare lì 5 minuti e torno. In effetti siamo stati praticamente mezz'ora, abbiamo perso più tempo a viaggiare che a stare lì. Senza esitare, mia madre ha detto, sono andata anch'io senza di te, nel senso io pure avevo pensato la stessa cosa, però ora che me lo stai dicendo io voglio venire. Quindi ancora una volta la nostra famiglia è questo che ti insegna che tutto ciò che conta nella vita, come diceva Chiara Corbella, una donna che io stimo tanto, nonché penso diventerà futura santa. Chiara Corbella, scusami per questo però penso sia una cadenza mia, cioè nostra di Reggio. Spesso quando sento anche gli audio delle persone che conosco dico sempre, quindi capisco che possa essere palloso, però purtroppo è automatico, vabbè. Comunque, Chiara Corbella diceva che ciò che conta in questa vita è nascere e lasciarsi amare. Io a questa cosa aggiungo anche che ciò che conta nella vita è amare ed essere amati. Tutte le volte in cui noi possiamo amare e dimostrare l'amore, questa cosa ci confermerà la bellezza di essere qui su questa terra, secondo me. E questo è quello che conta. Anche quando le cose sembrano follie, anche quando le cose richiedono davvero tanta pazienza. Per noi come famiglia è un periodo molto pesante, per me e per Daniele, dove veramente stiamo amando con tutto noi stessi. Come ci disse una persona importante nel nostro percorso, amate, dovete essere pronti ad amare nonostante tutto. E di questa cosa poi con calma ne parleremo comunque. È una cosa che voglio raccontarti molto bella, che è successa, strana, sconvolgente, ma bella. Ad un certo punto, hai visto che ho fatto la ripresa del motore della macchina, si è bloccata, la macchina. Cioè, noi siamo saliti sulla macchina alla stazione di servizio a Rogliano, eravamo, saliamo sulla macchina, non partiva più. Ci veniva da piangere. Comunque, non era, pensavo fosse la batteria, in realtà la batteria non era. Ovviamente papà e Daniele erano molto preoccupati. Ad un certo punto si avvicina un signore che con tanta serenità, proprio aveva un aspetto tipo serafico, non ti so spiegare, comunque molto tranquillo, sereno, si avvicina e gli fa: devi premere là. Mio padre e Daniele non avrebbero mai immaginato dove si doveva premere. Era una cosa da premere come un tubo praticamente, che sbloccava poi penso il carburante, e la macchina è partita. Ci siamo guardati, cioè quello doveva essere in quel momento lì per darci, cioè lui è andato sicuro, non è che ha detto prova, premi là, cioè. Al che io, che ho sempre questa cosa di non solo ringraziare, ma davvero poi portarmi dietro per giorni le persone che mi fanno un gesto molto gentile, no? Ecco, rivolgere una preghiera a loro, o comunque io penso che anche chi non prega dovrebbe rivolgere dei pensieri positivi alle persone e mai negativi. Comunque, in questo caso io chiesi a questa persona, in modo molto, sono stata molto spregiudicata io. Scusi, lei come si chiama? Posso sapere il suo nome? Mi ha guardato. Bella, mi chiamo Tonino. Ieri sai che cos'era? Era 13 giugno per noi ed era Sant'Antonio. Ora saranno coincidenze, ok? Quello che vuoi. Ma non esiste la casualità. Io
Io penso che ci siano cose che avvengono in quel momento perché devono avvenire. Quel signore si chiamava Tonino, che vuol dire Antonio, e ieri era Sant'Antonio. Quindi io lascio alle persone di credere nelle coincidenze, ma come dico sempre ai miei ragazzi, io e mio marito sosteniamo da sempre, in tutta la nostra vita di famiglia, che esistono le dio incidenze. Qualsiasi dio tu preghi, ecco, ci sono queste belle dio incidenze. Comunque, io vi lascio con questa voce molto soft perché questo tepore, come un tepore sento in questo. E anche la stanchezza, secondo me. Io spero di avervi comunque non solo rallegrato la giornata, ma soprattutto avervi ricordato che l'amore fa fare davvero grandi cose e che ci sta a essere a volte anche un po' folli. Quindi io vi auguro un buon tutto, davvero di cuore un buon tutto, una buona giornata, una buona serata, una buona notte se ci stai guardando prima di andare a dormire e un buongiorno se invece stai facendo colazione con noi, ecco, mi piacerebbe fare colazione con tutti voi. Ma soprattutto io ti auguro la parola d'ordine che ormai deve accompagnare le nostre giornate, che è, già so che lo stiamo ripetendo tutti insieme, scialatela. Amando, nonostante tutto. Ciao!